Io ho scelto una città, la città di Orte, cioè praticamente ho scelto come tema la forma di una città, il profilo di una città, di cui io parlo con te, perché non sono capace di parlare in astratto, rivolto al vuoto, al pubblico televisivo che non so dov'è, dove si trova. Parlo con te, che mi hai seguito in tutto il mio lavoro e mi hai visto molte volte alle prese con questo problema. Tante volte siamo andati a girare fuori dall'Italia, in Marocco, in Persia, in Eritrea, e tante volte avevo il problema di girare una scena in cui si vedesse una città nella sua completezza, nella sua interezza. E quante volte mi hai visto soffrire, smaniare, bestemmiare, perché questo disegno, questa purezza assoluta della forma della città era rovinata da qualcosa di moderno, da qualche corpo estraneo che non c'entrava con questa forma della città, con questo profilo della città che io sceglievo. Siamo adesso di fronte a Orte da un altro punto di vista. C'è la solita bruma azzurro-bruna della grande pittura nordica rinascimentale. Se le inquadro vedo un totale ancora più perfetto di quello di prima. Qui sono un altro elemento disturbatore della perfezione della forma della città di Orte, come la casa che abbiamo visto prima. Ora, che cos'è che mi dà tanto fastidio, anzi direi quasi una specie di dolore, di offesa, di rabbia, la presenza di quelle povere case popolari che comunque devono esserci? Il problema era semmai di costruirle da un'altra parte, insomma, di prevedere di poter costruire da un'altra parte. Dunque, che cos'è che mi offende in loro? È il fatto che appartengono a un altro mondo, hanno caratteri stilistici completamente diversi da quelli dell'antica città di Orte, e la mescolanza delle due cose infastidisce, è un'incrinatura, un turbamento della forma, dello stile. E questo io forse lo soffro in modo particolare, non soltanto perché è un senso estetico forse esagerato, eccessivo, d'anima bella, ma anche perché ho tanto lavorato su dei film storici in cui questo problema era proprio un problema pratico, perché questo non è un difetto solo italiano, ma è un difetto di tutto il mondo ormai, soprattutto del terzo mondo. Non so, per esempio in Persia, dove c'è un regime completamente diverso dal nostro, dove c'è una specie di imperatore, lo Shah, lì succedono le stesse cose, forse ancora peggiori. Per esempio mi viene in mente una stupenda città che si chiama Yazd, sul Golfo Persico vicino al deserto. Una città meravigliosa perché tutte le città avevano un sistema di ventilazione antico, di 2-3 mila anni fa, che era rimasto intatto, delle colonnine che raccoglievano il vento e lo facevano entrare dentro la città. Quindi il panorama della città era dominato da queste specie di ventilatori che sembravano un po' dei tempietti greci, arcaici o egiziani, insomma era una cosa stupenda. Beh, questa città quando sono arrivato lì io era distrutta, come se fosse stato un bombardamento a tappeto. Lo Shah la faceva distruggere per dimostrare ai suoi sudditi e al suo popolo che la Persia era un paese moderno che avanzava, eccetera eccetera. Ma questo succede anche in paesi esattamente il contrario della Persia, cioè in paesi comunisti. Lo stato dell'Aden del sud, lo stato di Aden, dove c'è al governo addirittura un gruppo di comunisti estremisti. Bene, lì c'era un'antica città sul mare che si chiama Al-Mukalla. Questa città di Al-Mukalla aveva verso la terraferma una stupenda porta gigantesca di granito, bianca come tutto il resto della città. Ora, siccome anche al Mukalla un pochino il traffico era aumentato dopo la liberazione dello stato di Aden dagli emiri eccetera eccetera, c'era qualche furgone in più e la porta era stretta, cosa hanno fatto? L'hanno fatta saltare, ed erano fieri di aver fatto saltare questa stupenda porta. Dicevano addirittura con grande fierezza: la rivoluzione ha liberato al Mukalla da questo ingombro del passato. Senza parlare di Sana, ti ricordi quella stupenda città dello Yemen del Nord posata sul deserto come una specie di rustica Venezia, che stanno già distruggendo, hanno già praticamente finito di distruggere tutte le mura che la circondavano e quindi davano la sua forma con l'assolutezza meravigliosa delle città antiche. Oppure del Nepal, che effettivamente è ancora molto intatta, soprattutto la città di Badaon, è ancora quasi come era 3.000 anni fa, però Kathmandu è già praticamente distrutta in quanto forma. Rimangono i monumenti, ma non è dei monumenti che si tratta, non sono quelli il problema, quelli è facile salvarli, è l'intera forma della città che è difficile salvare. Dunque questo è un problema che si pone in tutti i paesi del mondo,
Naturalmente ciò che mi turba e ferisce di più è che questo venga in Italia. Ora, a proposito della città di Orte, vorrei aggiungere una cosa. Avendo io scelto come tema del mio argomento la forma della città, vorrei precisare che la forma della città si manifesta, appare, si rivela se confrontata con un fondale naturale. Per esempio, la forma della città di Orte appare in quanto tale perché sulla cima di questo colle bruno, divorato dall'autunno, con questa bruma azzurra davanti, è contro il cielo grigio. Ora, quelle case che ti ho citato prima, quelle case popolari, che cosa vengono a turbare? Vengono a turbare soprattutto il rapporto fra la forma della città e la natura. Ora, il problema della forma della città e il problema della salvezza della natura che circonda la città sono un problema unico. Ma sempre si pone il problema di rispettare il confine naturale tra la forma della città e la natura circostante. Ora, il caso della città di Orte è un caso ancora bellissimo. Eccolo, il panorama è ancora praticamente perfetto, a parte questo difetto, sia pur doloroso, che ti ho detto. Ma mentre per Orte si può parlare soltanto di lieve danneggiamento, di dispiegamento, per quel che riguarda invece in generale la situazione dell'Italia, delle forme delle città nella nazione italiana, la situazione invece è decisamente irrimediabile e catastrofica. Questa strada per cui camminiamo con questo selciato sconnesso e antico, non è niente, non è quasi niente, è un'umile cosa. Non si può nemmeno confrontare con certe opere d'arte, d'autore, stupende della tradizione italiana. Eppure io penso che questa stradina da niente, così umile, sia da difendere con lo stesso accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso rigore con cui si difende un'opera d'arte di un grande autore. Esattamente come si deve difendere il patrimonio della poesia popolare anonima, come la poesia d'autore, come la poesia di Petrarca o di Dante, eccetera, eccetera. E così il punto dove porta questa strada, l'antica porta della città di Orte, anche questa non è quasi nulla, vedi, sono delle mura semplici, dei bastioni dal colore così grigio, che in realtà nessuno si batterebbe con rigore, con rabbia per difendere questa cosa. E io ho scelto invece proprio di difendere questo. Quando dico che ho scelto come oggetto di questa trasmissione la forma di una città, la struttura di una città, il profilo di una città, voglio proprio dire questo, voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo così, del popolo, di un'intera storia, dell'intera storia del popolo di una città, di un'infinità di uomini senza nome, che però hanno lavorato all'interno di un'epoca che poi ha prodotto i frutti più estremi, più assoluti, nelle opere d'arte d'autore. Ed è questo che non è sentito, perché con chiunque tu parli, è immediatamente d'accordo con te nel dover difendere un'opera d'arte di un autore, un monumento, una chiesa, la facciata della chiesa, un campanile, un ponte, un rudero, il cui valore storico ormai è assodato. Ma nessuno si rende conto che invece quello che va difeso è proprio questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato Guarda, popolare. Eccoci di fronte alla struttura, alla forma, al profilo di un'altra città, immersa in una specie di grigia luce lagunare, benché intorno ci sia una stupenda macchia mediterranea. Si tratta di Sabaudia. Quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime, sulle città come Sabaudia. Eppure adesso, osservando questa città, proviamo una sensazione assolutamente inaspettata. La sua architettura non ha niente di irreale, di ridicolo. Il passare degli anni ha fatto sì che questa architettura di carattere littorio assuma un carattere, diciamo così, tra metafisico e realistico, metafisico in un senso veramente europeo della parola. Se ricordo, mettiamo certe pitture metafisiche di De Chirico.
È realistico perché anche vista da lontano si sente che le città sono fatte, come si dice un po' retoricamente, a misura d'uomo. Si sente che dentro ci sono delle famiglie costituite in modo regolare, delle persone umane, degli esseri viventi completi, interi, pieni nella loro umiltà. Come ci spieghiamo un fatto simile che ha del miracoloso? Una città ridicola, fascista, improvvisamente ci sembra così incantevole. Bisogna esaminare un po' la cosa, cioè Sabaudia è stata creata dal regime, non c'è dubbio, però non ha niente di fascista in realtà, se non alcuni caratteri esteriori. Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scalfire lontanamente la realtà dell'Italia. Sicché Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà, ai vari modi di essere uomini. Che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere, sparire, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardando